Il San Gerolamo che Longhi aveva visto, non ho la foto, in un grande palazzo romano, era questo, ne riparliamo fra poco. Adesso sta a Washington e la famiglia che lo possedeva all'epoca, nel cui palazzo probabilmente l'aveva visto Roberto Longhi, proprio in quegli anni, ha pensato bene, per amore del nostro paese, di vendere all'estero a maggior parte gli ultimi capolavori che non si era venduto nei secoli dal 600 in poi, e quindi l'opera è passata poi attraverso, si sa la storia materiale, e poi è finita alla National Gallery di Washington. Ne riparliamo fra pochissimo perché è legata all'allegoria. Quindi l'allegoria. Sappiamo tutto di questa, o dovremmo sapere tutto, quello che sappiamo, ecco, quello che sappiamo di questo quadro è legato a una stampa di Claude Melun, per fortuna conservata a 60 metri da qui, e se non ci fosse stata quella stampa non sapremmo quasi nulla. È una stampa fatta nel 1625, Claude Melun e Simone Vouet vivevano nella stessa casa, quindi non ci sono dubbi che si conoscessero, e la stampa è dedicata a Marcello Sacchetti, e contiene dei versi in latino che spiegano il significato delle figure. L'intelletto, con la fiamma, il giovane a sinistra con la fiamma sulla testa, la volontà, la bella dama discinta al centro con le ali e la corona, no, segno del primato, della volontà che con le ali si riesce a elevare al cielo, con disturbata, ma che gli angeli, messa in tentazione dagli angiolini, no, che con la tromba cercano di distrarla dalla sua fermezza, dalla volontà decisa. No? Gli angiolini con la tromba che le suonano, che le rintronano all'orecchio, vogliono significare, no, i dilemmi, i dubbi che possono venire una volta presa una ferma decisione della volontà. E poi sulla destra la memoria, in cui non so quanto si possa vedere dall'immagine, ma la memoria ha due visi, uno normale, come tutti noi, e uno sul retro, rivolto al passato. Ho paura che quasi non si veda. Speriamo, garantisco, lunedì alle 13 cominciamo la pulitura, le cose dovrebbero andare meglio. Quindi abbiamo una data di riferimento, non oltre, no? Un antequem, dato dalla stampa del 1625, da Claude Melun. È stata fatta proprio qui una bella mostra, fatta dal nostro caro amico, da Luigi Ficacci, con una bellissima scheda sul quadro e soprattutto sul bulino di Melun, che incide diverse cose di Vouet proprio dello stesso 1625. Il quadro, Émile Malle, 1932, sono preparatissimo, l'ho finita l'altro giorno la scheda, aveva dimostrato la dipendenza da un grande testo molto famoso, dall'Iconologia di Cesare Ripa, pubblicato per la prima volta nel 1593, in cui tranne i due puttini con la trombetta sono uguali, ma soprattutto, e questo almeno per me è una novità perché ci sono arrivato grazie a internet 4 giorni fa, Émile Malle aveva fatto un riferimento agli esercizi di Sant'Ignazio di Loyola, perché alla fine, ho chiesto a un gesuita, sono andato a controllare, è un gesuita che sta a Gesù a Genova peraltro, e mi ha confermato che alla fine degli esercizi di Sant'Ignazio c'è questa frase: Signore, ti offro tutta la mia memoria, tutta la mia memoria e tutta la mia volontà. Però non mi filava, cioè non ci vedevo, e non soltanto per il nudo femminile, no? Che non è dichiaratamente erotico, però nudo è, insomma, qualche riferimento alla pittura, alla cultura gesuita. D'altra parte, che potesse essere un quadro religioso, un quadro immediatamente religioso, no ovviamente di soggetto sacro, ma un qualche aggancio. A un certo punto uno si rivolge a Google sperando di trovare qualche cosa e ho scoperto, credo, l'acqua calda. C'è un signore che faceva il vescovo a Ippona, quindi c'è Sant'Agostino, che nel De Trinitate dedica ben due paragrafi proprio alle facoltà dell'anima: intelletto, memoria, volontà. E da lì prende
come dire, dallo scritto di Sant'Agostino nasce una di quelle discussioni, quei dibattiti fra il letterario, il colto e il sacro che vanno avanti fino a tutto il Cinquecento, si ritrova addirittura in San Giovanni della Croce, per cui se uno si mette su internet ci passa la notte. Come dire, soltanto per ricordare quanto è difficile il nostro mestiere. Allora, questo è un quadro che lui fa 99 su 100 su Marcello Sacchetti, per Marcello Sacchetti. La dedica della stampa è a Marcello Sacchetti, vi assicuro si rintraccia molto facilmente nella collezione Sacchetti, e dalla collezione Sacchetti nel 1348 passa in Campidoglio. Quindi, insomma, diciamo che almeno come storia materiale possiamo essere abbastanza sicuri. A questo punto Marcello Sacchetti e Simone Vouet e il nostro amico Pietro Berrettini, cioè Pietro da Cortona, una settimana dopo, nella prima congregazione che si faceva di domenica, come sapete, all'Accademia di San Luca, sono tutti e tre insieme. Cioè, Simone Vouet diventa principe dell'Accademia il 20 ottobre del 24 e una settimana dopo, alla riunione successiva, ci sono tanti, ma ci sono proprio Simone Vouet, Pietro da Cortona e Marcello Sacchetti, che non era ovviamente un accademico, ma che viene scelto come rettore dello studio, no? Si devono nominare le persone, le coppie che dirigono gli studi domenicali, e la coppia che viene prescelta, guarda caso, è insieme a Marcello Sacchetti e Pietro da Cortona. Se non altro, è un documento fondamentale per chi studia questo frangente, perché ci dà almeno la certezza che si conoscevano, e a occhio forse si conoscevano da un po' prima. Ora, la faccio corta sui Sacchetti, perché altrimenti facciamo notte. I Sacchetti sono fiorentini, grande famiglia fiorentina, il papà di Marcello si trasferisce a Roma, sposa l'ultima degli Altomiti, l'ultima trama principale, Francesca Altoviti, di nobili lignaggi. Il primo bambino si chiamerà Bindo, tanto per far capire da dove venivano, poi muore subito questo bambino. Restano un po' di figli maschi e il Sacchetti muore nel 1620, lascia una barca di soldi, ma proprio tanti, lascia 250.000 scudi cash, più i terreni, più i luoghi di monte, no? Lui era già un banchiere emergente, e fino a questa data, almeno considerando che ci ho fatto il diploma di specializzazione dell'89 o 90, in 25 anni non ho trovato uno straccio di prova che fino a questa data i Sacchetti si fossero mai interessati a un quadro. Se non forse, mistero ancora almeno per me, a qualche quadro che gli viene per l'appunto dagli Altoviti e che potrebbe rivedersi nei pochissimi quadri toscani che trovate nella prima sala della Pinacoteca Capitolina. A questo punto comincia, col papà Barberini, i Sacchetti fanno il salto di qualità, perché anche loro hanno puntato su Maffeo Barberini. Giulio Sacchetti, il secondo fra i vivi, è già prelato, diventerà nunzio in Spagna e grande cardinale. Il primo, Marcello, che però morirà abbastanza giovane pochi anni dopo, diventa tesoriere generale, depositario segreto della Chiesa, cioè contemporaneamente ministro del Tesoro e ministro delle Finanze, e nonché banchiere privato dei Barberini. Nel grande e strabenedetto libro di Aaron Merlevin con gli inventari Barberini e i conti dei Barberini, quando guardate i conti, molto spesso i pittori di opere, gli esecutori di opere realizzate per i Barberini vengono pagati dal banco Sacchetti. I Barberini usano i soldi Sacchetti. Bene, fino a questa data loro non si occupano di quadri. Probabilmente la loro prima commissione è per due quadri fantastici, anche quelli dovete andarli a vedere per legge una volta alla settimana, sono i laterali di Lanfranco nella Cappella Sacchetti a San Giovanni di Fiorentini, e l'altro è questo. In altre parole, diciamo, sapendo benissimo che tanto è difficile confutarmi, no? Se dovessi proprio elogiare ancora di più questo quadro, che particolarmente mi è molto caro, questo è il primo quadro documentato della collezione Sacchetti, la grande collezione Sacchetti di cui appunto fino a questa data non abbiamo notizia, e che nel 1639, cioè 15 anni dopo, ammonterà a quasi 800 quadri, superando questo numero negli altri inventari. Prima o poi lo leggerete il libro, tranquilli, ce la faccio a consegnarlo, se l'editore è paziente. Comincia adesso, e comincia con questa amicizia breve fra Marcello Sacchetti e Cassiano del Pozzo, e questi giovani pittori che fiutano il nuovo corso, l'aria nuova, che è quella del papato barberiniano, e che quindi si buttano
no? Su questi nuovi personaggi, su Cassiano, che è una sorta di, è stato definito una specie di ministro ombra della cultura del papato, e con tutto il rispetto e l'amore che personalmente ho per Simone Vouet, dietro un quadro del genere c'è Cassiano del Pozzo. Cioè, avete visto i soggetti delle opere di Vouet fino adesso, non è possibile che improvvisamente, cioè non esistono i salti, no? Non è soltanto una natura non fare salti, non li fanno nemmeno i pittori. Fra l'altro, di questo dipinto, poi chiudo perché altrimenti facciamo veramente troppo tardi, di questo dipinto esiste una seconda versione proprio sotto quel San Girolamo e l'Angelo ex Barberini che vi dicevo prima e di cui il nostro amico ci aveva ricordato, no? Le parole di Longhi, che l'aveva visto per primo e per primo l'aveva pensato come opera di Vouet nel 1935. Quindi questo quadro stava così e le radiografie pubblicate da una cara amica di molti di noi, da Jan de Grazia, nel 1992, dimostrano che qui sotto c'è un abbozzo quasi identico, un abbozzo però, non è il quadro finito, di questo dipinto. Esula dai limiti di questo incontro dire quale viene prima e quale viene dopo, non abbiamo prove, sicuramente c'è il riuso da parte di Vouet della stessa tela, e comunque stiamo parlando dello stesso ambiente della stessa cerchia. Quindi non soltanto questo ci consente di datare anche questo quadro al 1624, ma evidentemente questa idea dell'allegoria gli serpeggiava. Scusate, ho detto 1624 perché io faccio parte di quelli che pensa che l'incisione di Claude Melun non possa seguire di molto la realizzazione del dipinto. E questo fra l'altro fila, e secondo me sono pronto a scommettere, come dire, no, caffè rende nervosi, un decaffeinato, una tazza d'orzo, che questo quadro viene fatto proprio quando lui diventa principe dell'Accademia di San Luca. È un quadro intellettuale, no? Chiaramente non è un'opera che ci abbiamo messo secoli a capirla, figuratevi contemporanei, no? Tant'è vero che Claude Melun deve fare l'incisione con la scritta esplicativa, non c'è la solita incisione con la dedica, no, proprio deve spiegare di che si tratta, perché evidentemente anche i contemporanei non lo capivano. Poi vi dico una cosa in più in questo, ed è quel momento, se non è ottobre del 24, sarà qualche mese prima, ma è quel momento in cui Vouet sta cambiando proprio status sociale a Roma, cioè da bravo pittore francese apprezzato, che ormai ha dipinto per Genova, per Napoli, e che sta dipingendo per una chiesa importante come San Lorenzo in Lucina, diventa qualche cosa di più proprio grazie al papato barberiniano. E non a caso, Claude Melun nel 1624, quindi prima dell'incisione da questo quadro, ma contemporaneamente a questo quadro, fa e dà le stampe, e Dio benedica l'Istituto Nazionale per la Grafica e tutti quelli che ci hanno lavorato o ci lavorano, perché sta qui una stampa del ritratto di Urbano VIII, che a me abbiamo perso, ma che potrebbe essere il primo ritratto del Barberini da Papa. Quindi Vouet, che è il primo a dipingere Urbano VIII, non a caso Claude Melun gli farà subito l'incisione, e che quindi è spinto da Cassiano del Pozzo, che aveva tanti suoi quadri a casa sua, diventa il nuovo pittore, il pittore di avanguardia, e quindi cambia stile e fa questo quadro. Il ragionamento spero che non sia troppo contorto, però il cambiamento c'è. Un piccolo inciso. Diciamo, non proprio ragazzetto, ma comunque sono sempre passati 24 anni, studio questo quadro, studio gli inventari sacchetti, mi accorgo, grazie a quel nobiluomo di Jörg Merz, che però ha pubblicato soltanto una parte di questo primo inventario sacchetti, 1639, e ovviamente mi ci fiondo per cercare questo quadro. Non c'è. Ovvero, c'è. Ma con la descrizione più incredibile che uno possa pensare, perché la descrizione è giusta ed è questo quadro, anche lì ci scommetto ben molto più di un orzo, ma è il quadro della lascivia. Però poi segue con la descrizione del resto del quadro, il che vuol dire che in pochi anni, Marcello Sacchetti è morto nel 29, Giulio Sacchetti è a Bologna, quindi i due personaggi che erano presenti quando il quadro viene fatto non c'erano, gli altri Sacchetti o non c'erano, erano molto più giovani, quindi quando vanno a descriverlo, pensate come in poco tempo
si perde tutto. Gli resta il nome, perché è chiaro che sapevano che era Vouet, ma non riconoscono più il soggetto. E soltanto dopo, quindi evidentemente perché era tornato Giulio Sacchetti da Bologna, riescono di nuovo a ristabilire e a non descriverlo più in questo modo. Quindi questo fa capire come poi, per esempio, la moda degli inventari, che è molto diffusa, ho dato anch'io il mio sassolino, il mio contributo alla causa, noi ci affidiamo molto spesso agli inventari utilissimi per la storia materiale dei dipinti, non sempre così affidabili quando affrontiamo il problema, che qualche volta di Nana Caprina, qualche volta no, di capire come i contemporanei poi, no, percepissero, no, che cosa restasse ai contemporanei di un quadro. Ma mi sto allungando troppo, grazie dell'allegoria, andiamo avanti. A questo punto il cambio. Succedono due cose. Perché va via da Roma? Non lo so. Perché è arrivato lui? Marcello Sacchetti protegge i francesi. Nicolas Poussin viene a Roma con una lettera di raccomandazione per Marcello Sacchetti, scritta da Giovanni Battista Marino. E i Sacchetti avevano alcuni dei primi dipinti, non granché, tutto sommato, giusto perché Poussin adesso sono sparsi, non sono più a Roma. E è Sacchetti che dà una mano a Poussin al momento della cosiddetta lettera disperata, quando Poussin ha un dolore alla mano destra, non può dipingere, e il suo protettore Francesco Barberini e anche Cassiano sono in viaggio per Parigi. Sicuramente, mentre Poussin fa la scelta di rimanere a Roma, diventando la famosa battuta, no? Il più francese fra i pittori romani o il più romano fra i pittori francesi, Simon Vouet se ne va. Faccio vedere un'altra opera. Questa è un'opera legata ovviamente, come sapete, alla moda dei baccanali, i quadri di Tiziano che gli Aldobrandini avevano preso nel 1598 e che erano andati in collezione appunto a Aldobrandini, ma non erano visibili e che saranno visibili soltanto al loro passaggio dal 1621 al 1623. Questo lo dico anche per ricordare a chi non l'avesse visto che qui dentro c'è una delle più belle copie dei baccanali, e io sono pronto a scommettere, l'ho già fatto credo in pubblico, che è di Pietro da Cortona. Proprio è lui, è uno dei primi che va con Poussin a vedere i baccanali. Questo è un altro quadro, giusto per far vedere l'evoluzione dello stile di Poussin. Ecco invece, e finiamo fra poco, il Poussin francese, che meriterà forse un altro incontro, ma quando sarà il momento. Vi faccio vedere pochissimi quadri, ne fa tanti. Fa tanti, fa anche decorazioni, e c'ha gli allievi. Cambia completamente lo stile, cioè capisce che quello che lui aveva proposto a Roma, una prima frase caravaggesca e una seconda fase classicista, in cui prende Lanfranco, soprattutto, un po' di Guercino, ma soprattutto Lanfranco. Dicono anche qualcosa di Reni, non ce la vedo, però per l'amor del cielo, Guido Reni sta bene dovunque. Non hanno ancora, devo dire, non hanno ancora il gusto, è come servire del Brunello di Montalcino a chi beve il vino da ieri, non ha ancora, no? Le papille gustative per poterlo apprezzare, e quindi cambia completamente stile. Ve li faccio vedere un po' carrellato, questo che è un capolavoro, è bellissimo, no? Guardate come schiarisce la tavolozza, inventa questo armonioso barocco fare grande che ammalierà i francesi, impazziranno per lui, una serie di pittori impazzirà per Vouet, diventando i suoi imitatori, ce ne sono tanti, i nomi sono diversi, con una grazia, una capacità molto criticata ovviamente in alcuni momenti della letteratura artistica, no? Perché è superficiale, perché è immediato, ma è di una grazia, di una bellezza totale. La seconda fase di Vouet, che ovviamente vedete quasi esclusivamente in Francia, comunque insomma che in Italia non c'è, di cui in Italia non abbiamo esempi. In tutto ciò ho dimenticato che poco prima di andare via, ovviamente nel frattempo aveva trovato il modo di lavorare per San Pietro, un'opera praticamente distrutta. Ma questo, anche questo ne parliamo in un altro momento. E
Vedete, questo è il Vouet tardi, poi Vouet morirà nel 1649. Una tragicità, fra l'altro, una capacità di espressione, una capacità narrativa che forse a Roma non aveva, ma che da Roma ha imparato. Quindi la sua esperienza di 14 anni in Italia, quasi tutti spesi a Roma, sono stati ovviamente fondamentali. I quadri francesi sono uno più bello dell'altro. Ho fatto vedere quasi tutto. Questo, di nuovo, bellissimo, e chiudo, qui siamo proprio alla fine, perché siamo fra gli ultimissimi opere di Vouet, chiudo, di nuovo tornando a casa, al Campidoglio, qui invece abbiamo il contrario, François Perrier, grande artista che partecipa alle esperienze antiquarie di Cassiano del Pozzo, partecipa alla Galleria Giustiniana, va via da Roma nel 1628 e va in Francia a lavorare con Simon Vouet ed è uno dei pochi che negli anni 30 torna in Drio, torna a Roma, dove diventerà ancora più famoso e lavorerà fra l'altro per Marcello Sacchetti. E fra l'altro questo quadro, non so quanto si veda, è buffo perché è un pittore che dopo essere stato a Roma e dopo essere aver lavorato con Vouet, torna a Roma e imita Poussin. Ci sono tante parti in questo dipinto viene dalla collezione Sacchetti e sta attualmente nella Pinacoteca Capitolina e quindi è vedere, come dire, che come anche di fronte a una storia bellissima come Vouet c'è sempre chi la pensa in maniera contraria, ma questo era giusto per far vedere una chicca come François Perrier, mentre invece il protagonista deve rimanere questo incantevole, grandissimo Simon Vouet. Grazie. Ce l'ho fatta, parlare un'ora è preciso. Allora, ringraziamo moltissimo Sergio Guarino per questa affascinante carrellata che ci ha fatto non solo su Vouet ma su tutta l'ambiente romano di quel tempo e spero che ci accompagni anche nella visita che vogliamo fare a San Lorenzo in Lucilia. Ecco. E quindi non mi resta che appunto ringraziare sia Guarino ancora una volta e ci rivedremo presto, ora sì. Si darà la data per questa visita a San Lorenzo in Lucina e Caramel ancora e tutti voi che nonostante il brutto tempo siete venuti qui questa sera. Grazie ancora. Arrivederci.